dici che puma con da fine frea ferro a sannanze e poi balla presa a me puma noiosa a ripresa da balla a 67 e noi ci siamo visti un po' di tempo fa in corso di lavorazione ai lavori di Naples Power con Mauriello, precisamente con insomma diversi questa performance di Mauriello che io ricordo bellissima. Parlaci un pochettino, allora il progetto è andato, è finito, è in commercio, è tutto. Sì, Naples Power è un progetto particolare perché è un omaggio che gli A67 fanno a quella scena musicale che alla fine degli anni 60 ruppe un po' gli schemi della musica italiana, sia testualmente parlando che musicalmente, e partorì nomi come appunto la Nuova Compagnia di Canto Popolare, Napoli Centrale, Edoardo Bennato, Pino Daniele, Tullio De Piscopo, tutti i grandi artisti che conosciamo. Quindi questo disco è un omaggio a quel periodo, ma non al passato, bensì a quel filo rosso che accomuna appunto la Nuova Compagnia di Canto Popolare sino ad arrivare a Già 67 per andare oltre. E abbiamo rivisitato brani di questi artisti insieme agli stessi autori dei brani. Quindi penso a Napoli Centrale, Vecchio Migliore e Morto e Creatura insieme a Gemme Senese, un pezzo della Nuova Compagnia insieme al grande Giovanni Mauriello, Alma Megretta insieme a Raiz, 99 Posti insieme a Zulu, però non ci siamo limitati solo a un discorso musicale, bensì abbiamo ritenuto opportuno, per dare una forte risposta culturale dal basso, di allegare al disco un libro, quindi di affidare ogni artista scelto alla penna di uno scrittore. Quindi Saviano parla di A67, Valeria Parrella di Sezi, Peppe Lanzetta di Gemme Senese, un vero e proprio concept album sulla cultura napoletana, e ci tengo a dire che la copertina è del grande maestro Mimmo Palladino. Diciamo un ambiente, un settore, parecchia gente comunque parla di Scampia, parla sempre comunque riferito a qualcosa di negativo, ultimamente si parlava addirittura di coprifuoco. Io invece comunque qui in questa città, cioè in questo posto, io invece trovo la meraviglia. Raccontaci la tua meraviglia di Scampia. La mia meraviglia? Ma io devo tutto al mio quartiere, perché se non fossi cresciuto qui probabilmente non avrei fondato gli A67, non penserei in questo modo, non avrei avuto la possibilità di capire tante cose, quindi per me è una continua meraviglia perché mi scontro continuamente con questa realtà che amo e odio e che nel mio piccolo cerco di migliorare, di combattere e di viverla. Che hanno fatto un progetto dove c'erano le canzoni di A67, tra cui abbiamo visto soprattutto una ragazza che recitava per la prima volta un testo di A67 dedicato a Felice. Era emozionante vedere questa ragazza come potesse tramite le parole raccontare qualcosa di Scampia, di Felice, della musica, della magia, dei colori, una Scampia fatta di colori. Se tu ci vuoi dire due parole su questo progetto teatrale che è nato. Sì, in realtà è Scampia Trip, è la trasposizione teatrale del nostro penultimo progetto, che è appunto omonimo, si chiama Scampia Trip, che è nato fondamentalmente con l'esigenza di voler raccontare il quartiere per la prima volta con gli occhi, le orecchie, le mani di chi alla fine c'è nato, c'è cresciuto e ha scelto di restare. Ci siamo sempre lamentati di come i media raccontassero e dipingessero il quartiere, quindi ci siamo detti perché non ce lo raccontiamo noi da soli. Ed è nato questo progetto che è fondamentalmente un progetto multimediale, perché è un libro di racconti e testimonianze, per esempio di Don Anilo Manganiello, di Giancarlo De Cataldo, di tante associazioni del quartiere, ma che ha in allegato un disco e un documentario di Luigi Vincitore, il disco degli A67, quindi fondamentalmente immagini, suoni e parole per raccontare il quartiere più raccontato d'Italia dal di dentro. E oggi questo progetto è diventato anche uno spettacolo teatrale grazie alla regia e all'impegno, alla passione, alla bravura di Erminia Sticchi, che appunto abbiamo il 28 marzo scorso abbiamo presentato qui all'Auditorium di Scampia. Ok, ti ringraziamo. Quindi, come dite voi, la paura fa 90, ma la dignità fa 180. Speriamo. Grazie.